Hi guys, Spaghetti Fraghi here. Volevo andare da McDonald's, ma alla fine sono voluto venire qua da Burger King e ho detto, perché non fare un video? dato che ho fatto più video su Burger King, giusto per cambiare, per varietà, prendo la macchina, vado al McDonald's più vicino che ho. Il problema è che c'era la coda al drive che girava intorno a tutto il McDonald's praticamente. Allora ho detto, non voglio rifare la coda. vengo un'altra volta quando ci sarà meno coda. Il problema è perché c'è così tanta coda? Perché c'è il lockdown. Essendoci il lockdown, non fanno entrare nel locale, per cui quelli che mangiano normalmente nel locale prendono al drive. Ed essendo orario di punta, era imballato. Allora ho detto: vabbè, sono venuto da Burger King perché ho detto: ma fammi vedere, magari sarà imballato anche Burger King. Arrivo, c'era una macchina in coda. O la gente odia Burger King, o la gente non gli piace, non sa che esiste, perché cioè, ci saranno state una ventina, più di una ventina di macchine al McDonald's in coda. Qua ce n'era una. Sono arrivato io e se ne sono accodate altre tre. Però non 20. Vabbè, detto questo, cosa abbiamo qua stasera? Per giunta non ci sono panini nuovi. Ho preso il triplo Whopper che vi dicevo la volta scorsa, che è il mio panino preferito di Burger King. Il Whopper mi piace un sacco, ma il triplo Whopper è il Whopper con tre carni praticamente, che assomiglia al bacon che abbiamo provato la volta scorsa. Allora, qua ci sono gli anelli di cipolla. Per tradizione mi sgancio un anello di cipolla. E mettiamo a parte. Perché si lamentava che avevamo preso le patatine particolari? Queste sono le Power Fries. E le ho prese con il menù un po' tristi, ovviamente. Ma sono buone. E le mangiamo subito così poi non si raffreddano, non fanno schifo. Dicevo, la gente non conosce questo posto, cioè è sabato. Ho beccato il giorno dove tutti vanno da McDonald's in macchina. Perché i ragazzi sì, ci vanno sabato sera, capita che sono buone. Peccato che sono veramente poche, cioè già finite. In più ci sono le altre patatine. Come vedete la luce è strana, c'è una luce qua fuori, per illuminare la macchina, non ha bisogno di accendere la luce all'interno della macchina. E si vede abbastanza bene. Patate, deluxe, potato fries, power fries, chiamate come volete. Mangiate. Gone, gone, gone. Poi ci sono i nuggets da 20. E questi li teniamo via. Lo shake me l'hanno dato stavolta. Volete ridere? La tizia stavolta mi fa: il tuo ordine è quello con lo shake, vero? Non so se gli ha triggerato al tizio che ha preso l'ordine, che era quello della volta scorsa, che se l'ha dimenticato lo shake. Lui apprezzo, penso che abbia chiesto. E poi c'è la coca gigante. Non la tiro fuori adesso perché non ho sete. Poi dopo dovrei rimetterla dentro in un casino, in macchina. Ok, signori e signore, abbiamo il panino. Abbiamo spaninus. E voilà, signori, triplo Whopper. È un Whopper con tre carni. Solo che è un po' storto. 3, 2, 1. Mi piace tanto come è condito il Whopper perché è semplice. Maionese, insalata, pomodoro, cetrioli. È simile al deluxe di McDonald's. È buono. Minchia, che buono che sei! Ah, mi sei mancato! Per prendere un paio di anelli di cipolla, va? Sto per spezzare un po' la. È bello, è bello, è bello e buono! Ah, mi è caduto il pomodoro sui pantaloni! Io che volevo prendere il tasti, è una buona consolazione! C'è anche la cipolla. Ce l'ho provata l'altra volta il tasty bacon, ragazzi. È meglio il tasty bacon o il triplo Whopper? Che cazzo ne so? Sono tutti e due buonissimi, secondo me. Ha un gusto completamente diverso rispetto al Whopper, però. Finito! Mi sono fatto in tempo a dire l'ultimo boccone. Vabbè, è veramente buono. Gli anelli di cipolla non si sono a McDonald's. L'ultima volta che sono andato a McDonald's è stata quando sono andato a Milano a trovare Paino e Viking. Quando entro in una mia tutto pieno nato, c'era un cazzo di spazio. C'era un posto dove si poteva mangiare, c'era una coda decente, era McDonald's. Sono andato lì, pensate che ne mangiavo due, di triple Whopper una volta. Un anello di cipolla che è una cipolla, non è un anello. Si è depressa, poverino. Si vede che avevo fame perché l'ho proprio
fatto fuori. Mi fa piacere che mi scrivete che vi piacciono questi video qua. In casa devo tenere un tono di voce più basso, perché sennò i vicini vengono giù col bazooka. Ok, in macchina faccio la figura dell'idiota, perché mi sentono fino a Bologna. Però vedono uno che sta parlando in macchina così. Però sono da solo nel parcheggio, non c'è nessuno, quindi che se ne frega. E anche se pensano che sono pazzo, hanno ragione. Non ho ancora bevuto niente. I rutti dopo. Eccola qua. Mi è andata la fotocamera in errore e non ha registrato una parte, quindi alcuni rutti non sono stati registrati. Alcune cose che ho detto non sono state registrate. Ehi Ciu, perché si va? Perché si blocca ogni 2x3 sta si spegne e ti dice memory card error e non ha registrato un cazzo. C'è ancora lo shake da bere, però lo bevo alla fine lo shake, perché so che mi ammazza i rutti se no. E dato che ne abbiamo fatto uno solo praticamente, grazie alla mia fotocamera che decide di non salvare le robe che registro. Grazie fotocamera. Prego Manuelo. Grazie. Grazie signore, grazie. Grazie signore, grazie. Grazie signore, grazie. Grazie. Quasi finito il bibitone. Bibidone. È veramente buono sto bani, dottore. No dai, veramente. Che coglioni, non riesco a fare due parole. Che palle, madonna. Dicevo, voglio mettermi in coda di aspettare come un cretino. Lo facciamo un'altra volta quando c'è meno casino. Video di McDonald's, non vi preoccupate, lo faccio. Però non volevo star lì con un coglione mezz'ora ad aspettare. Mi gira troppo il cazzo quando non registra. Perché io sono già venuto un'altra volta al Burger King. Ho registrato il Big King XXL che mi aveva chiesto un mio viewer di fare quel panino lì. L'ho registrato e non ha salvato un cazzo sta macchina di merda. 400 euro di macchina per saltare le registrazioni. Vai a farti fottere. Questo è lo shake al Nesquicco. Rimangono solo i nuggets, ma i nuggets li ho presi per me per dopo, per non dopo. Non è che li mangio fuori camera, li mangio un altro giorno, sapendo che venivo qua. Non qua. Là. Ancora buono il Nesquik. Anche l'altra volta ho preso il Nesquik con sapore di cioccolato e del latte prelibato. Nesquik, potere del branding. No, è buono, però lo ripeto, al cioccolato al latte, guarda, che un po' è quello che è il Nesquik. Pensate che non ce l'ho mai avuto da piccolo, l'ho scoperto dopo. Sta finendo la batteria, porca puttana. Quindi, tanto vale che vi saluto adesso. Prima che mi arrestino. Grazie a tutti per aver seguito il video. Grazie a tutti per essere arrivati qua. Mettete il pollice su se vi è piaciuto il video. Iscrivetevi al canale se vi piace vedere le mie cazzate. Seguite le mie live. Porto live di giochi. Chi si abbona può scegliere il gioco da portare in live. Io sono Spaghetti Fly. Ci vediamo al prossimo video. Ciao. Accendi un rutto in me! Accendi un rutto in me! Yeah! Accendi un rutto in me! Accendi un rutto in me!